al Gran Premio Città di Cesena, premio commendator Bruno Pasini, 1660 metri da percorrere, in 8 al via 1 Marissa, 2 Gleno Dei, 3 Next Gilem MG, 4 Nigeria Jet, 5 Nancy Streb, 6 Oronte di Cesato, seconda linea, 7 Hortensia Gual, 8 Nicolas Cage, favori per numero 8 di Nicolas Cage, Roberto Vecchioni in sediolo, Oronte di Cesato è la prima alternativa, poi Nancy Streb. Oronte di Cesato rinuncia al lancio e in partenza veloci Next Gilem MG, Nigeria Jet e Nancy Streb, mentre Oronte si è ritratto. Sulla piegata è Next Gil che conquista la testa, rimane di fuori Nigeria Jet, Nancy Streb insiste in terza corsia, mentre alla corda è veloce anche Marissa, 200 iniziali in 14-1, insistono a largo Nigeria Jet e Nancy Streb, ma Next Gilem MG difende la posizione alla corda con Marissa subito in scia, poi Hortensia Gual, che è stata superata però da Gleno Dei. Continua il duello, 28-4 per i 400 iniziali, con all'esterno Nigeria Jet, che dopo 600 metri in 44 ha in schiena Oronte di Cesato, poi Nicolas Cage a questo punto. Viene via Oronte di Cesato in terza ruota, si porta su Next Gil, ma trova l'anticipo di Marissa. Marissa che va su Next Gil a sua volta, 58,7 i primi 800, Marissa passa su Next Gil MMG che ha speso probabilmente il meglio, dovendo difendere i primi 500 velocissimi metri. Oronte di Cesato invece rimane scoperto all'esterno, a lato di Next Gil MMG, chilometro in 1,13,5, Marissa leader. Più indietro c'è Nicolas Cage in schiena Oronte di Cesato, cavalli a 450 dalla conclusione, Marissa in vantaggio su Next Gil MMG, Oronte di Cesato all'esterno con Nicolas Cage che viene in terza corsia a 350 dalla conclusione, è deciso Nicolas Cage, è seguito da Hortensia Gual, ultimi 250 di gara, Marissa in vantaggio ancora all'ingresso in retta, ma Nicolas Cage incombe al suo esterno, scurva larghissima invece Hortensia Gual in quarta ruota, in arrivo. Si avvantaggia Nicolas Cage inseguito da Gleno Dei, finale con Nicolas Cage che si isola, vince su Gleno Dei al terzo posto, ancora Next Gil MMG su Marissa, 1:13,5, 29,5 il penultimo quarto, 29,7 l'ultimo, 14,5 la retta d'arrivo, è venuto tutto molto semplice per Nicolas Cage che vince scattando ai 500 finali con avversari che hanno speso il meglio sul percorso. Roberto Vecchione al raddoppio così in giornata, il training è quello di Holger Ellert per Nicolas Cage, 2,06 la quota al totalizzatore.